invece sbottiglia la testa con la gara 2 riservata alla GT Sprint, le vetture si stanno preparando, il campionato GT Sprint giunto quest'anno alla sua terza stagione, il debutto nel 2010, lo ricordiamo con la vittoria in campionato di Maurizio Mediani e Alessandro Bonetti con la Ferrari 430. Lo scorso anno vincitore della serie di equipaggio composto da Giuseppe Cirò e Gaetano Adagna Perez, sempre su Ferrari 430. Stessa terza stagione per il campionato GT Sprint con queste vetture Gran Turismo, normalmente le ricordiamo vetture impegnate in gare endurance, qui invece sono applicate le regole delle gare sprint, per cui gare veramente molto molto rapide, 30 minuti, non è possibile impostare strategie, non ci sono ovviamente i rifornimenti nei cambi pilota, sono gare che vedono diciamo, i piloti impegnati sin dalla prima curva per cercare di guadagnare qualche posizione, per cui tanto spettacolo, tante emozioni con queste straordinarie vetture. La griglia di partenza è in fotocopia rispetto a gara 1, perché ricordo la griglia della GT Sprint viene composta dalle prove di qualifica valide per gara 1 e gara 2, a differenza della Superstars dove le prime 8 posizioni dell'ordine di arrivo di gara 1 vengono ovviamente posizionate in ordine inverso, quindi inversione di griglia per i primi 8 classificati di gara 1. Qui restano le cose sostanzialmente identiche a gara 1, abbiamo sempre in pole position Andrea Palma con questa straordinaria, bellissima 458 nell'allestimento GTS 2, quindi il migliore per la GTS 3. Nella GTS Cup, la terza categoria presente in pista, confluiscono le vetture che provengono dai vari monomarca, per cui Ferrari Challenge, Porsche, Carrera Cup e Lamborghini Super Trophy. Tre gare in Alessandro Sinto al volante. Vedremo se Garbella riuscirà a trovare il posto. Si accende il motore, battaglia per la curva grande, via anche con la scivolata corretta, molto molto competitiva con la prima corretta. Una cosa, non mi sono mai fatto.